Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sto facendo un video edizione speciale perché comunque abbiamo Facebook, Instagram e WhatsApp offline, come potete vedere in queste ore dalle circa 18 Facebook, Instagram, WhatsApp, in tutto il pacchetto di Zuckerberg è andato proprio offline in tutto il mondo, come capisco, perché non si riesce ad entrare su questi siti, non funziona più nulla, né da computer né da smartphone né da nessun posto. La maggior parte delle persone, appunto, non riesce proprio a collegarsi. E quindi andiamo a vedere un pochettino quello che è successo, quello che dicono un pochettino le testate giornalistiche più famose, come ad esempio Il Sole 24 Ore. Come potete vedere, hanno messo una notizia poco fa alle 20:19. Come potete vedere, anche qui parlano di Facebook, Instagram e WhatsApp che sono andati offline. Io me lo sono letto, diciamo che in poche parole vogliono dire che ancora non hanno rilasciato nessun tipo di informazione il Zuckerberg, e quindi non si sa praticamente cosa sia successo. Si può pensare magari un attacco hacker o comunque sia qualche problema ai server di Zuckerberg, appunto, che hanno fatto andare offline tutto il suo mondo, diciamo, di Facebook, Instagram e WhatsApp. Nessuno dei tre funziona più. Come è presente anche sul sito che ci consigliano loro, Dawn Detector, è presente anche un grafico dove ci fanno vedere appunto tutte le segnalazioni che hanno ricevuto Instagram, Facebook e tutto il pacchetto da parte di tutto il mondo. Ragazzi, è impressionante che prima alle 18 meno 5, praticamente è andato offline, sono arrivate 55.000 segnalazioni a Instagram, appunto a Facebook e compagnia bella. Cioè, allucinante, ragazzi. Il mondo è andato offline, come possiamo vedere. Tutti i social principali che tutti noi un pochettino siamo abituati ad utilizzare sono ancora offline dalle 18. Sono le 21:48 e ancora tutto tace. Non funziona più nulla. Non si sa cosa sia successo. In concomitanza con questa situazione c'è stata una specie di denuncia da parte di un operatore di Facebook, come capisco, che accusava Facebook di una delle tante accuse che gli hanno, diciamo, fatto, che accusava Facebook di un qualcosa che non ho ben chiaro, sinceramente, che non si sa nulla di preciso. Ma come dicono qui nella Sole 24 Ore, andiamo a leggere insieme, vediamo cosa dicono. Non proprio una giornata da incorniciare, questo lunedì 4 ottobre per la galassia di Mark Zuckerberg. Prima le parole di Frank Hogan, scusate il mio inglese che fa schifo, la ex manager che ha consegnato una ricerca interna ai legislatori al Wall Street Journal sul modo in cui i social network gestiscono contenuti e rischi per gli utenti. Poi a seguire il down di tutti i siti e servizi, anche dipendenti di Menlo Park, non so cosa sia, sono offline, stando a quanto riportato dall'agenzia AP. Ma WhatsApp, Facebook e Instagram non funzionano o funzionano a singhiozzo in varie parti del mondo, compresa l'Italia. Il problema si è verificato poco prima delle 18, come avete visto anche dal grafico, e gli hashtag sono incominciati a schizzare in alto su Twitter, come potete vedere, che dicono anche qui. Hanno iniziato a scalare le classifiche di Twitter, raggiungendo in breve le rette. Come potete vedere, gli hashtag sono andati proprio alle stelle. Siamo consapevoli che alcune persone stanno avendo problemi ad accedere alle app di Facebook. Stiamo lavorando per far tornare le cose alla normalità il più presto possibile. Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente. E quanto scrive su Twitter, dato che la piattaforma social non funziona in gran parte del mondo. Un tweet simile è stato pubblicato per WhatsApp, bloccato a sua volta, come lo è anche Instagram, come abbiamo detto in precedenza. Il titolo di Facebook, meno 5,10%, è affondato anche sulla borsa. Come per chi non lo sapesse, Facebook è anche in borsa e i titoli sono affossati, ovviamente.
gli ha affossato dalle accuse dell'ex dipendente che ha parlato al Wall Street Journal, diciamo negativamente sulla piattaforma, appunto, e sotto pressione della borsa di New York. Su Don Waymaker, il sito che vi ho fatto vedere prima, si trova una mappa con gli aggiornamenti in tempo reale dei servizi delle varie parti del mondo. In Italia sono segnalati per quanto riguarda Instagram, soprattutto Napoli, Bologna e Milano. Comunque sia, piccolo aggiornamento, siamo tutti offline, perché magari su Napoli, Bologna e Milano avranno fatto più segnalazioni, ma come capisco io sto in Sicilia e sono pure offline, sia io che tutti i miei amici sono tutti offline. Per quanto concerne WhatsApp, invece, in particolare il malfunzionamento sembra concentrarsi su Roma, Milano e Napoli, idem per Facebook, ma è un dato che significa poco, infatti, perché 25.000 segnalazioni in pochi minuti significa che i servizi sono offline un po' dappertutto, come vi stavo dicendo anch'io. Di servizi in tutto il mondo, a guardare da quanto segnalato su Twitter i problemi riscontrati dagli utenti sui tre giganti della galassia di Mark Zuckerberg sono molto simili tra di loro. C'è chi proprio non riesce ad accedere all'app, chi ha problemi di login, chi non riesce a completare alcune attività come il caricamento di foto, eccetera, eccetera. Il problema più diffuso per Instagram e Facebook è quello dell'impossibilità di aggiornare i feed, mentre su WhatsApp è praticamente impossibile inviare messaggi e ricevere. Dalle 18.15 l'azienda di Menlo Park non aveva ancora diffuso alcuna notizia ufficiale per chiarire il tipo di problema che hanno riscontrato sulle applicazioni, ma considerando che le difficoltà, secondo Downmeter, sono estese dall'Europa agli Stati Uniti, è difficile azzardare ipotesi su danneggiamenti a server o possibili attacchi hacker. Quindi, come capisco, buttano fuori la possibilità magari che possa essere un attacco hacker o magari qualche danno ai server. Successivamente sono stati pubblicati alcuni tweet senza fornire informazioni puntuali. Problemi e difficoltà di Instagram o WhatsApp vengono segnalati anche in altri paesi, in Europa, in Francia, in Germania e Belgio, ma anche al di fuori dei confini del vecchio continente, come Israele e Turchia. Bene. Segnalazioni di malfunzionamento per i social network di Mark Zuckerberg arrivano anche dagli Stati Uniti. A funzionare al momento sono solamente Twitter e Telegram. Niente ragazzi, come annunciato io stesso, i problemi sembrano seri, diciamo che comunque durano da un paio di ore e sembra che la cosa sia abbastanza seria, visto che è una piattaforma così grande. Sono curioso di vedere cosa diranno in merito le testate giornalistiche, magari domani mattino, quando si saprà sicuramente qualcosina di più. Comunque ragazzi, niente, ho voluto fare questo breve video per aggiornarvi su quello che ho scoperto, diciamo, tra virgolette, sono riuscito a capire, leggendo le testate giornalistiche, quello che è appunto successo, appunto ho cercato di capire più che altro insieme a voi quello che è successo oggi. Speriamo che la situazione ritorni alla normalità, ragazzi. Al momento io intanto vi saluto e vi auguro un buon proseguimento. E nel frattempo, che siamo senza social, vi invito ad andare sul mio canale e andare a vedere magari qualche altro video. E niente, ragazzi, una buona serata e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!